Era il marzo del 415 d.C. Era tempo di Quaresima, in un luogo che all'epoca era ritenuta la culla della conoscenza, la culla del sapere, Alessandria d'Egitto. In quel luogo, nel marzo del 415, venne barbaramente assassinata una giovane donna, bella, raffinata, colta, l'ultima depositaria, la custode della scuola alessandrina e di quella mirabile opera che era la biblioteca di Alessandria d'Egitto. Quella giovane donna era Ipazia, la figlia di Teone. La si può definire una scienziata, una filosofa, un'astronoma, ma Ipazia era, come amavano chiamarla i suoi allievi, la signora che con la sua veste bianca raccontava l'integrità, la purezza del sapere, della conoscenza che non rende gli uomini dotti o eruditi, ma li rende liberi. Rappresentava la scuola di Atene ad Alessandria, era l'esponente della scuola platonica, la discendente di Plotino, ma quello che contava, che per lei contava veramente, era che la conoscenza permettesse agli uomini di discernere, la capacità di incontrare la verità attraverso la conoscenza. Ella amava insegnare, trascorreva il tempo nell'accademia con gli allievi che guardavano quella veste bianca e ne riconoscevano il valore. Ella era la sposa della verità, era unita profondamente al sapere, che difendeva in ogni azione quotidiana. Era la figlia di Teone. Quando nacque quella bambina, scelse di chiamarla Ipazia, perché in greco significa eminenza, acutezza. Ma quell'uomo non sapeva che quella figlia avrebbe superato ampiamente le sue aspettative, che sarebbe diventata la filosofa del libero pensiero. Non sapeva che quella fanciulla, guardando il cielo nelle notti stellate, avrebbe inventato l'astrolabio, che guardando lo scorrere delle acque avrebbe messo a punto l'idroscopio per misurare i liquidi, il planisfero per raccontare la meraviglia del mondo conosciuto e di quello ancora da conoscere. Durante le lezioni i suoi allievi erano incantati dall'amore con la quale narrava la possibilità dell'uomo di superare i confini. E quando scendeva in piazza, dopo aver terminato le lezioni quotidiane, e poneva sulle spalle il mantello grezzo dei filosofi, il tribon, incontrava coloro che non avevano cultura, incontrava coloro che mai avrebbero potuto accedere alla biblioteca o alla scuola. E allora, con una dialettica fluente, raccontava e rispondeva alle domande che le venivano poste. Ella scelse di mantenere la sua integrità anche quando il potere le fece sentire che avrebbe dovuto comportarsi in altro modo. Ipazia incarnava la potenza della conoscenza che non può essere imbrigliata. Quando Alessandria d'Egitto fu fondata da Alessandro il Grande, doveva rappresentare un luogo dove la cultura greca potesse esprimersi con nuova intensità, con fervore, perché come accadrà quando il successore di Alessandro, Tolomeo I, decise di dare vita alla città costruendo prima il faro, un faro che rappresentava la massima tecnologia dell'epoca, un faro che riusciva a portare la sua luce a 48 km di distanza, un faro che funzionava di giorno grazie agli specchi bronzei che riflettevano la luce solare, e di notte grazie ai fuochi che venivano accesi.
E accanto al faro volle il museo, che non era il museo così come intendiamo oggi, dove si espongono delle opere. Il museo dell'epoca era un luogo dove scienziati, artisti, letterati, filosofi convergevano portando i loro scritti e i loro papiri. Quindi era colmo di una cultura viva, dove era anche importante trascrivere gli scritti perché nulla si perdesse. C'era addirittura, per volontà del figlio di Tolomeo I, quello che veniva chiamato l'editto svuotanavi. Tutte le navi che approdavano ad Alessandria dovevano lasciare gli scritti, dovevano essere trascritti, perché il pensiero di Tolomeo era quello che la vera conquista non passasse attraverso le guerre, le armi, ma attraverso la cultura. Ipazia viveva in questa Alessandria quando ella venne minacciata perché doveva convertirsi. Era l'epoca nella quale il vescovo della città, Cirillo, divenuto poi uno dei padri della Chiesa e in seguito addirittura santo, le disse che era necessario che lei si convertisse, perché una donna pagana che parlava di libertà era un pericolo, era una minaccia. Ipazia viveva il fermento di quello scellerato patto tra la Chiesa e l'impero romano ormai morente. Parlare di libertà era pericoloso. Invitare gli uomini a sviluppare la capacità di discernere significava poterli controllare con difficoltà. Eppure lei lo ripeteva. E quando prima Cirillo e poi lo stesso prefetto, che la considerava la sua consigliera, sì, il prefetto della città, Oreste, ogni volta che doveva decidere, invitava Ipazia, perché la scelta non doveva essere soltanto politica, ma doveva essere una scelta di verità, una scelta di saggezza. E allora lei, con la sua veste bianca, lei, la sposa della verità, che amava la notte ma cercava la luce, raggiungeva il palazzo del prefetto e insieme decidevano. Questo era insopportabile, che una donna avesse potere decisionale, che una donna volesse gli uomini liberi attraverso la conoscenza. Non poteva essere accettato. E così un gruppo di estremisti, i monaci parabolani che arrivavano dal deserto, guidati da Pietro il Lettore, aggredirono quella donna che il padre aveva visto come l'astro nascente nel firmamento della scienza. Venne aggredita, le cavarono gli occhi, quegli occhi che lei volgeva al cielo per guardare le stelle e per osservare quei mondi di cui avrebbe parlato solo Galileo 1200 anni più tardi. Quel corpo venne fatto a brandelli e quei brandelli bruciati e sparsi per tutta la città. Ma quella caligine di fumo, quella rabbia, quella volontà di mettere a tacere il pensiero, in realtà non ha avuto alcun effetto, perché Ipazia è viva, più che mai. Non perché oggi narriamo la sua storia, non perché è la protagonista di un avvenimento triste e della scellerataggine degli uomini quando hanno una visione ottusa e miope della verità. No, Ipazia è viva, perché ogni volta che crediamo nella verità, ogni volta che agiamo, scegliamo affinché la verità emerga, facciamo un atto di libertà, compiamo un atto che rende liberi noi stessi e gli altri. Quando a Ipazia venne detto dal suo allievo e amico Sinesio, che era divenuto vescovo di Tolemaide,
di smettere di andare nelle piazze e invitare gli uomini a riconoscere il valore dell'essere individui, i loro diritti. E lei rispose: io non posso tacere, perché questo significherebbe per me non avere più respiro. Quando Oreste, da politico attento, le disse che stava rischiando, lei rispose che non vi era rischio più grande che smettere di essere se stessa, poiché non poteva avere padroni e la sua scuola non poteva avere supervisori che impedissero a quei giovani di crescere, di essere il futuro. Quel giorno del 415 dopo Cristo, quel giorno che avrebbe dovuto essere di sacralità, di quaresima, divenne un giorno nel quale Alessandria d'Egitto non fu più la culla della conoscenza, ma divenne la tomba della conoscenza, perché filosofi, scienziati, uomini che cercavano la verità, abbandonarono quella città. Bisognerà attendere 1200 anni perché Galileo torni a guardare il cielo nello stesso modo e perché Giordano Bruno, anch'egli, bruciato sul rogo, possano parlare degli innumerevoli mondi, come Ipazia, ma sino al suo ultimo respiro, sino alla sua ultima lezione, sino all'ultimo incontro, lei non smise mai di pensare che gli uomini dovessero essere liberi. E quando Raffaello dipinse quella mirabile opera che possiamo ancora oggi vedere nella stanza della Signatura, nei musei vaticani, la scuola di Atene, vi sono tutti i filosofi che abbiamo studiato, che abbiamo amato, che tra loro dialogano, ed è la testimonianza e la bellezza dei saperi che tra loro si confrontano. Ma vi è una donna con la veste bianca, l'unica che non dialoghi con gli altri, l'unica che non sia all'interno del gruppo, l'unica che volge lo sguardo all'osservatore. E lei, la sposa della verità, con la sua veste bianca, con quel velo che Raffaello ha appoggiato sulle sue spalle, e lei ci guarda per rammentare che la verità, la libertà, la solidarietà, la capacità di essere uomini che credono nella comunione, al di là dei pregiudizi, al di là degli integralismi, ecco, è il rammentare che questo messaggio supera il tempo, va al di là del tempo, perché Ipazia, oggi, più che mai, è viva.